Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Una telecamera di sicurezza, installata in una zona residenziale, riprende una strana creatura che si muove nell'oscurità. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Il prossimo video è stato registrato da un uomo di nome Richard. Richard lavora in una fabbrica. Durante un turno notturno, Richard sente uno strano grugnito provenire da una parte della fabbrica. Non sapendo cosa fosse, decide di andare a controllare e filmare tutto in video. Ciò che registra è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Durante una cerimonia viene acceso un piccolo fuoco. Durante questa funzione il fuoco assume una strana forma fino ad allungarsi in un modo davvero anomalo. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il filmato. Il prossimo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata in una clinica medica. Il filmato mostra alcune persone mentre entrano ed escono dalla clinica, finché ad un certo punto la telecamera inquadra qualcosa di strano muoversi proprio all'interno della porta della clinica. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il filmato. È come quando dicono che cammina, io non lo vedo che cammina. Claro che cammina. E che? Ahí se le ve la cara, es que no tiene. Mira te. Ahí se mueve un poquito y
Il prossimo video è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata in una casa in Indonesia. Il filmato mostra un ragazzo mentre esce dalla sua camera. Ad un certo punto compare un'ombra oscura che tenta di afferrare il ragazzo. Il giovane si accorge di quell'ombra e fugge via. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!